salutiamo e ringraziamo per il suo intervento Daniele Scalea, che lo sapete, è il presidente del Centro Studi Machiavelli. Benvenuto presidente, grazie per essere qui con noi. Buongiorno e grazie a voi. Allora, presidente, tu hai scritto sul tuo sito, se andate a leggere molto centromachiavelli.com, quindi non c'è solo questo articolo, ce ne sono anche altri quotidianamente, molto approfondimenti molto interessanti di Daniele, ma anche di altri autori, tra cui anche mi viene in mente Marco Gervasoni, che è spesso anche il nostro ospite. Allora, arrivo dunque. Tu spieghi, Daniele, come quello che sta succedendo negli Stati Uniti, e che però abbiamo già visto anche in Europa, no? In Olanda, in Germania, in Francia, potrebbe verificarsi anche in Italia. Diciamo, è un avvertimento, previsione, che si basa sull'analisi di quello che è successo in America, ma di quello che sta succedendo in Italia, che è successo in tutti questi anni. Prego, Presidente. Sì, allora innanzitutto c'è da notare che quello che sta succedendo in America non sono soltanto le manifestazioni pacifiche a cui viene dato maggiore risalto, ma ormai da parecchi giorni abbiamo dei veri e propri tumulti, nel senso che ci sono saccheggi sistematici, aggressioni, addirittura diversi scontri a fuoco con la polizia, un poliziotto, tra parentesi, afroamericano è stato ucciso pochi giorni fa. Proprio in queste ore è stato ucciso un ex poliziotto, ironia tragica della sorte, anche lui afroamericano, durante un assalto a un banco dei pegni proprietà di un suo amico, si trova all'interno, probabilmente ha cercato di difenderlo ed è stato ucciso da questi delinquenti, che sono i delinquenti che stanno animando questi tumulti e questi saccheggi che colpiscono sia le grandi catene sia i piccoli negozi di persone comuni, che quindi non hanno evidentemente più nessun legame con le motivazioni della protesta in apparenza. Protesta, ricordiamolo, che sì, contro il razzismo, la brutalità della polizia, va notato qual è la richiesta di questa di queste manifestazioni. Mi spiego. Il responsabile dell'uccisione di questo George Floyd, che indubbiamente è una vittima, nel senso che c'è stato un uso sproporzionato della forza, una condotta incosciente che l'ha portato alla sua morte, anche se ci sono versioni contrastanti sull'autopsia, ma ci sono pochi dubbi su questo. Dopo un solo giorno, quindi non appena si è capito cosa era successo, si è potuto osservare cosa era successo, tutti e quattro i poliziotti sono stati licenziati. Dopo pochi giorni il principale responsabile è stato incriminato per omicidio. La polizia di Minneapolis, dove è successo, è comandata da un nero, poliziotto nero, non afroamericano ma latino, comunque di pelle scura, nominato dal sindaco democratico di sinistra. Ricordiamo che la polizia dipende dall'amministrazione cittadina e il capo della polizia viene nominato dall'amministrazione cittadina. Quindi siamo in un contesto in cui apparentemente tutto ciò che andava fatto di fronte a questo evento tragico è stato fatto. Quindi qual è alla fine la motivazione a distanza di una settimana di manifestazioni che hanno poi tutto questo codazzo di violenze che colpiscono purtroppo anche afroamericani, quindi non soltanto persone, comunque anche, vuol dire, un negoziante bianco evidentemente non ha nessuna responsabilità. Il punto è che qui abbiamo il saldarsi di gang criminali che vengono, diciamo, quelle che sono più radicate nei quartieri delle minoranze, che sicuramente è vero che negli Stati Uniti hanno, soprattutto quella afroamericana, hanno una condizione economica e sociale decisamente svantaggiata, e quindi anche una diffusione della criminalità molto più ampia, che si saldano con dei movimenti estremisti, famosi antifa, che ci sono del resto anche qui in Italia, seppure sono una, diciamo, magari non formalmente collegati con quelli, ma ci sono, che sono dei movimenti di estrema sinistra, e tutta la narrazione che viene avanzata a livello culturale, a livello mediatico, a livello universitario del razzismo sistemico, ossia lo Stato, la nazione, lo Stato nazionale degli Stati Uniti d'America, tutte le sue istituzioni si basano, si fondano sul razzismo, sono malvagie e vanno
quindi rivoluzionate anche con metodi violenti come questo. Il discorso che io facevo nel mio articolo è che anche se noi non abbiamo una comunità afroamericana, una comunità africana che discende dalla schiavitù, non abbiamo una storia tragica della schiavitù, del segregazionismo che ci hanno gli Stati Uniti, queste vicende di oggi sono solo in parte collegate a quella storia, derivano invece da altri elementi, degli elementi che abbiamo anche qui da noi. Abbiamo anche qui da noi delle comunità allogene che si stanno diventando sempre più numerose, sempre meno integrate per via dell'immigrazione di massa incontrollata che viene praticata dal 2011, che arrivano poi in un contesto, sappiamo, non proprio felicissimo per l'economia italiana, che quindi tendono anche a rimanere in una situazione economicamente svantaggiata, tendono ad avere nutrire malcontento, a essere preda della criminalità, anche a diventare, diciamo, essere arruolate dalla criminalità, non solo quella italiana, prima di tutto anche la criminalità che viene importata da questi paesi. La direzione antimafia ormai da anni dà l'allarme sulla diffusione delle mafie etniche e mafie provenienti da altri paesi che si diffondono anche qui. Abbiamo anche noi i nostri movimenti di estrema sinistra violenti, anarco-insurrezionalisti, certi centri sociali più estremisti e violenti, abbiamo anche qui da noi quella narrazione della civiltà occidentale malvagia, dello Stato malvagio dei bianchi, degli occidentali che sono tutti razzisti, e quindi la necessità di cambiare fin dalle fondamenta questo sistema. Quegli elementi che ci sono e che stanno infiammando l'America ci sono anche in Italia, quindi il mio monito è questo. E non dobbiamo immaginarci che lì stia succedendo qualcosa che ha a che fare esclusivamente con la storia di schiavismo e segregazionismo, ma sta avvenendo qualcosa che potrebbe trasmettersi anche qui da noi. Da notare, no, in questa tua ricostruzione, da ricordare che le vittime non hanno colore della pelle, no? Perché in questi tumulti perdono la vita anche afroamericani. Adesso con il linguaggio politicamente corretto non si sa neanche più, non poteva dire senza intento denigratorio la parola negro, che prima è stata soppassata, va bene così, ma adesso se dici persona di colore mi sembra che si offendano, se dici afroamericani non gli va bene perché loro in realtà sono americani perché sono nativi, vabbè, comunque ci siamo capiti. E volevo chiederti, posto fermo restando che naturalmente i fatti di Minneapolis, l'uccisione da parte di un poliziotto è stata veramente qualcosa di indecente e insopportabile. Volevo chiederti questo. Maurizio Blondet è un giornalista, saggista, sul suo blog ha scritto, parlando di questo argomento, che secondo lui Trump, con la sua aggressività, sta scaldando, in un certo senso, sta convincendo la maggioranza silenziosa, quella che viene sempre, si sente in qualche modo vessata, presa in giro, insultata dall'egemonia, non abbiamo già parlato qui con te qualche tempo fa, dall'egemonia culturale e mediatica della sinistra. Ti dico anche una cosa che magari ti sorprende, a me Trump non è che piace, onestamente, però questa teoria l'ho trovata, molto quella di Blondet l'ho trovata interessante, no? Questo modo volitivo, questo non arrendersi all'ipocrisia di Trump, come avrebbe fatto quasi tutti gli altri, anche di destra, voglio dire, molti altri leader avrebbero fatto due passi indietro, invece lui ne ha fatti uno avanti, e questo, dice Blondet, potrebbe essere un momento molto, molto importante dei tempi che stiamo vivendo. Prego, Presidente. Ma mettiamoci nei panni di un cittadino comune di una di queste città americane, magari il proprietario di una piccola attività, di un negozio, che viene saccheggiato, che viene distrutto e con esso i suoi risparmi. Alcuni di questi, invito tutti a non limitarsi all'informazione molto parziale che viene data dai TG italiani, andare a vedere su internet, alcuni ne ho riportati anch'io, ci sono tantissimi filmati di TV americani, filmati amatoriali, che mostrano purtroppo delle brutali aggressioni contro comuni cittadini che cercavano di difendere il proprio negozio piuttosto che il bar da questi saccheggiatori. Questa persona che vede distrutto il suo negozio, che magari viene malmenato, pestato a sangue, lasciato in fin di vita in mezzo alla strada, o chi vede queste cose che succedono e sa che potrebbero accadere a loro perché la polizia di queste città
come da noi, anche lì le città sono tutte governate dalla sinistra, la polizia dipende dalla sinistra e non sta facendo moltissimo per frenare questo tipo di violenze. Che problema si porrà? Si porrà il problema del presunto razzismo sistemico che sarebbe all'origine del tragico, perché è tragica la morte di George Floyd, ci mancherebbe, ma che ripeto, i cui responsabili subito sono stati identificati, puniti, adesso saranno processati e verosimilmente anche condannati, o si pone il problema che in nome di questa vicenda abbiamo migliaia di attività distrutte, migliaia di strade saccheggiate, migliaia di auto bruciate e decine di persone malmenate. Evidentemente quello che vede è che in questo momento serve, come ha detto Trump, che si ripristino la legge e l'ordine, perché una ingiustizia che viene fatta, come quella che è successa a Minneapolis contro questo signore che è stato arrestato ed è morto durante l'arresto, non giustifica poi le devastazioni che da una settimana si stanno vedendo, devastazioni che colpiscono persone totalmente non responsabili da un punto di vista razionale. Certo, se poi noi ci mettiamo nell'ottica dell'ottusa ideologia di sinistra che dice no, tutti i bianchi sono colpevoli, ricordiamoci loro che hanno veramente una visione razzista in questo, che dicono tutti i bianchi sono colpevoli perché anche se non fanno niente, anche se sono delle persone che amano i neri e così via, sono però delle persone che devono il loro status sociale privilegiato a una storia di oppressione, quindi sono colpevoli a prescindere. Contro questa follia, questa che si manifesta con violenza, è chiaro che molte persone, anche quelle che magari già non erano così persuase, guarderanno Trump. E Trump, che era in parte ancora in grandissima difficoltà, perché lui è stato travolto dall'epidemia che è arrivata negli Stati Uniti. Non era stato forse capace di prevederla, eccetera, a differenza di Conte, che si è ritrovato tutti i giornali schierati a dire che era fondatore dell'umanità. Lui ci ha avuto gran parte di media che invece hanno detto anche in maniera molto strumentale che Trump ha le mani macchiate di sangue perché non si sa come doveva riuscire a fermare l'arrivo dell'epidemia negli Stati Uniti. La sua popolarità è sicuramente ne ha risentito, è calato nei sondaggi. Ora c'è questa forte probabilità che diciamo riesca a riacquistare un po' di consensi nel momento in cui molte persone vedono da una parte ci sono i democratici che, a parte qualche distinguo, di fatto stanno legittimando questo tipo e stanno permettendo questo tipo di violenze e di saccheggi, dall'altra c'è il presidente che dice ora basta, diciamo la ricreazione è finita, non si può permettere questo, intervengono se necessario i militari, ma bisogna tutelare le vite, la salute fisica, le proprietà dei comuni cittadini onesti. Perché questo dato lì, Trump è sicuramente ha un fiuto politico fuori dal comune e quindi ha capito che lo stavano in un angolo e ha saputo, anche secondo me ha saputo uscire. Perché questo tipo di società nella quale domina il pensiero, non ci stancheremo mai di ricordarlo, non l'egemonia della sinistra, però per esempio negli Stati Uniti, oltre ai dati che hai dato tu, il fatto della percentuale sulla percentuale di omicidi, io ho reperito altri dati, ho visto, li devo controllare, ma sono piuttosto attendibili le fonti. 78% di omicidi commesso da neri negli Stati Uniti, 79% delle rapine, 90% dello spaccio, 5.000 bianchi assassinati da neri, 6.000 donne stuprate da neri, 1.000 poliziotti uccisi da neri. Allora è chiaro che questo vuol dire che c'è anche un problema di razzismo, perché secondo me c'è, poi potrei sbagliarmi, ma c'è soprattutto un problema sociale reale. E come si scardina un sistema anche così diffuso? Perché mi sembra che in Italia, come tu stesso denunci nel tuo editoriale, si sia in fase avanzata in una formazione di statuale, sociale, soprattutto simile a quella statunitense. Sì, ripeto, è vero, ci sarà un problema c'è stato e in parte magari ci sarà ancora un problema di razzismo negli Stati Uniti, ma non dobbiamo
corre nell'errore di guardare gli Stati Uniti con la lente degli anni 60, 70, 80 e anche degli anni 90, cioè gli Stati Uniti non sono più quelli del pestaggio di Rodney King e dei poliziotti che vengono assolti dalla giuria. Gli Stati Uniti sono quelli che hanno avuto per 8 anni Barack Obama, che non è di origine, non è afroamericano in senso stretto, nel senso non discende dagli schiavi, ma che ha un padre africano e che è di pelle nera, 8 anni presidente degli Stati Uniti d'America, dove ci sono le leggi affirmative action, quindi gli afroamericani hanno delle corsie preferenziali per certi borse di studio, altri settori e così via, dove c'è un consenso, diciamo, a livello di cultura sulla necessità, sulla parificazione tra le razze e così via, cioè non c'è questo, dal mio punto di vista ovviamente, questo razzismo sistemico. E se ci fosse, verrebbe da chiedere al signore del Partito Democratico, Joe Biden, che sta da 40 anni in politica ed è stato anche vicepresidente degli Stati Uniti, perché quando sono stati al potere non hanno corretto, cioè perché allora c'è ancora questo presunto razzismo sistemico se loro hanno governato con Obama, hanno governato con Bill Clinton, hanno governato con Jimmy Carter, cioè hanno governato per tanti anni, hanno governato tantissimi stati, tantissime città, com'è possibile che ci sia ancora? Gli afroamericani sono mediamente più poveri, hanno più disoccupazione, questo è il loro problema, hanno delle condizioni socio-economiche peggiori e questo fa sì che molti finiscano fin da giovani presa dalla criminalità, cioè non avendo altri sbocchi vanno a fare criminali, e facendo i criminali hai più contatti con i poliziotti, quindi poi dalle statistiche è vero, vengono uccisi in maniera sproporzionatamente più alta, ma è anche vero che in maniera sproporzionatamente più alta i neri uccidono i poliziotti, perché sono una parte cospicua della criminalità. Quindi quello che bisogna fare, scusami, solo questo è importante, la vera azione antirazzista è migliorare le condizioni di vita delle comunità afroamericane. E quello che ha raggiunto il minimo tasso di disoccupazione tra gli afroamericani è stato Donald Trump durante la sua presidenza. Quindi paradossalmente Donald Trump, che oggi viene accusato di essere il più razzista, è quello che ha fatto le più importanti azioni antirazziste essenziali negli Stati Uniti d'America. Benissimo, probabilmente anche adesso è il momento in cui forse si spera, no? La sinistra deve fare i conti con la propria ipocrisia, perché Michelle Obama era avvocato di un grosso gruppo edilizio che si impossessava di case popolari, le abbatteva a suon diciamo decisioni legali ottenute grazie a Michelle Obama per riedificare con appunto alloggi per i bianchi ricchi che abitavano in quelle case popolari prevalentemente neri. Quindi in realtà forse anche per questo si spiega per quale motivo con Barack Obama i neri in America hanno addirittura peggiorato le loro condizioni. Forse allora, Daniele, abbiamo solo 10 secondi, è arrivato il momento, visto anche tutte le difficoltà per questa sinistra, di fare i conti con le proprie ipocrisie. Scusami, non ho sentito. Lo dicevo, purtroppo abbiamo solo 10 secondi, Daniele, volevo chiederti, è arrivato il momento per i progressisti, per la sinistra, per il pensiero politicamente corretto, è arrivato il momento di fare i conti con la propria ipocrisia, che ormai è sempre più... Sì, sarebbe il momento, ma non lo faranno, perché comunque, voglio dire, questa situazione apparentemente sta pagando. Poi vedremo se effettivamente a 4 novembre, quando si voterà per il nuovo presidente, gli pagherà questo atteggiamento che stanno mantenendo e questa ipocrisia, perché anche il voto afroamericano non è così scontato, cioè se loro pensano che gli afroamericani votino per chi lascia saccheggiare ai criminali, forse hanno una visione molto più razzista di Trump, che invece cerca di conquistarli dandogli i posti di lavoro. Assolutamente. Allora chiudiamo ringraziando il presidente del Centro Studi Machiavelli, Daniele Scalea, anche il sito ricordo centromachiavelli.com. Presidente, ti ringrazio davvero e a risentirci presto. A te, buon proseguimento.